Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi voglio raccontarvi una mia personale esperienza che potrebbe sembrare all'apparenza molto macabra, molto particolare, spaventosa, ma che in realtà ha una spiegazione molto semplice e addirittura quasi comica. Questo per dire che le storie paranormali, le storie macabre, misteriose, molto spesso sembrano legate a spiriti, a fantasmi. Ma ci sono delle volte che invece hanno una spiegazione molto più semplice, addirittura ironica, e che non ha nulla a che fare con i fantasmi. Io vi voglio parlare di questa cosa perché intorno a quello che vi racconterò ci sono degli elementi che potrebbero far pensare che tutto quello che è accaduto era opera di uno spirito, di un fantasma. Invece in realtà si trattava di altro, ma andiamo con ordine. Dovete sapere che quando io ero bambina avevo una casa nel basso Piemonte, era una casa di campagna, una villetta indipendente di 3 piani che apparteneva in realtà ai miei nonni, però io andavo spesso con i miei genitori e stavamo anche per tanto tempo in questa casa, soprattutto d'estate, magari ci passavamo proprio anche 2 o 3 mesi. Io ero in vacanza da scuola, mia madre in quel periodo non lavorava, quindi potevamo stare in questa casa per periodi abbastanza lunghi. Questa casa però aveva una particolarità inquietante. In una di queste stanze il precedente proprietario si era impiccato, quindi era morto suicida in una stanza di queste. È una cosa molto seria, molto triste, molto drammatica, perché se la persona è arrivata a compiere un gesto così tanto estremo, sicuramente aveva un livello di malessere e di disperazione molto elevato. Quindi quello che è successo a questa persona in realtà è una cosa molto triste. Però noi sappiamo che quando una persona si suicida all'interno di una casa o di una stanza, potrebbe, non è detto, non succede sempre, però potrebbe anche succedere, di trovare poi all'interno della stanza degli oggetti o comunque tutta la stanza infestata, perché magari lo spirito non riesce a passare oltre, quindi in qualche modo rimane legato a quel luogo. Questa non è una cosa che succede ogni volta e succede per forza. Succede quando lo spirito della persona ha delle questioni irrisolte, quindi non riesce ad andare oltre. Noi ovviamente non potevamo sapere se il caso di questa persona era uno di questi oppure se la sua anima tranquillamente, lasciando il corpo, è passata oltre. Noi abbiamo passato dei momenti tranquilli in quella casa, non è mai successo niente di particolare. Fino ad una famosa sera, dico famosa perché è diventata famosa nella mia famiglia, in cui io, mia madre e mia cugina siamo rimaste da sole. Abbiamo passato la notte lì noi tre da sole, non c'erano i miei nonni, non c'era mio padre, non c'erano i miei zii, non c'era nessuno. Abbiamo passato lì questa notte, io e mia cugina, essendo 2 bambine, siamo andate a dormire abbastanza presto, mia madre è rimasta sveglia un pochino più a lungo e ad un certo punto ha visto la luce accendersi e spegnersi da sola. E quindi si è, diciamo, chiesta che cosa stesse succedendo. Poi, la cosa è finita lì, lei non ci ha più pensato e dopo un po' è di nuovo successo. La luce si è accesa e si è spenta da sola. Mia madre ha cominciato ad avere un pochino di paura, soprattutto perché ha detto: "Sono da sola con 2 bambine. Come faccio se succede qualcosa di particolare? Siamo sole comunque." E quindi era un po' inquietata da questa cosa. Ha cominciato a pensare a che cosa potesse essere. Magari, chissà, forse avrà anche un po' pensato a questa persona che si era impiccata nella stanza nella quale io e mia cugina stavamo dormendo. Quindi, insomma, era un po' così inquietata. Poi, osservando meglio vicino all'interruttore e vicino ai fili, calcolate che io vi sto parlando degli anni 80 e negli anni 80, diciamo che la sicurezza nelle case non era esattamente quella di oggi, quindi i fili della luce spesso rimanevano esterni, quindi si vedevano proprio fuori dal muro.
e osservando meglio, mia madre ha notato che proprio sui fili della luce stava passando una lucertola. È rimasta ad osservare per un po' e ha visto che quando la lucertola passava in un punto particolare di questo filo, la luce si spegneva. Poi, dopo il passaggio, la luce si riaccendeva. Probabilmente il contatto di questa lucertola con i fili rendeva appunto la luce un pochino più debole fino al punto da farla spegnere e poi farla riaccendere dopo il passaggio della lucertola. Quindi mia madre poi si è tranquillizzata, si è rilassata, si è messa anche a ridere e ci ha raccontato poi quello che era successo. Questo per dire che non sempre si tratta di fantasmi, non sempre si tratta di spiriti, molto spesso ci sono delle spiegazioni oggettive, semplici e anche un po' ironiche, come in questo caso. Io ho voluto fare questo video per stimolare una riflessione. Ci sono delle persone che raccontano di aver vissuto delle storie paranormali. Non parlo necessariamente di YouTube. Ci sono persone che lo raccontano magari anche nella vita quotidiana di tutti i giorni, quindi non necessariamente in internet. Però ce ne sono tante che comunque dicono sì, a me è successo questa cosa, eccetera. E secondo me alcune volte è vero, alcune volte queste persone hanno davvero vissuto tutte queste esperienze, ma secondo me ci sono anche altre volte che la persona prende una storia, la rigira, la elabora in un modo particolare e la rende paranormale anche quando non lo è. Perché se ci pensate bene, io con questa storia in mano che avevo, con questo racconto di mia madre, avrei potuto dirvi tutto quello che volevo, raccontarvi che c'era lo spirito di questa persona che si è suicidata nella stanza, che era venuto a far visita a mia madre, chissà per quale motivo, e renderlo un video un pochino più visualizzato, comunque attirare visualizzazioni. Sarebbe bastato un titolo d'effetto, tipo ho avuto un'esperienza paranormale, ecco che arrivano tutti i click. Invece io ho voluto essere onesta, ho voluto essere sincera, raccontarvi la storia per quello che è, quindi dirvi che non sempre si tratta di fantasmi. E che a volte ci sono delle spiegazioni molto più oggettive, molto più realistiche, ma soprattutto anche per stimolare un pochino la riflessione, anche il buon senso, perché quando si sentono delle storie di un certo tipo, a volte si è portati a credere, a volte si è portati a non credere, però secondo me è sempre il buon senso che deve farvi decidere se può essere vero oppure no. Sicuramente ci sono degli elementi da considerare, chi è la persona che ve lo racconta, quanto la considerate affidabile, quanto la conoscete, quanto è equilibrata mentalmente, perché a volte ci sono delle persone che sono convinte di vivere delle esperienze particolari, ma poi in realtà magari quello che hanno è uno squilibrio a livello psicologico e mentale. Ora io non voglio dire che chi racconta queste cose sia pazzo, non fraintendetemi assolutamente, però ci sono davvero nel mondo reale delle psicosi, quindi delle persone che hanno dei problemi psicologici tali per i quali sono portati a pensare di essere perseguitati da fantasmi o da cose di questo genere. Quindi vi assicuro che ci sono, esistono. E quindi, insomma, anche quello va tenuto presente. Quanto è equilibrata la persona che mi sta raccontando questa cosa? Quanto può essere vero? Perché magari potrebbe anche trattarsi di un disturbo psicologico, non è detto che sia sempre tutto vero quello che voi sentite. Quindi lo scopo di questo video era un po' riflettere insieme a voi su queste cose, quante volte è vero e quante volte è costruito ad arte, quante volte magari invece la persona che ve lo racconta è convinta davvero di aver vissuto determinate cose, ma poi magari si tratta semplicemente di uno squilibrio che lui ha a livello psicologico. Fatemelo sapere nei commenti, fatemi sapere se magari vi è mai capitato di sentire dei racconti di questo genere e poi di venire a sapere che in realtà quella persona non aveva vissuto davvero queste cose, ma ne era soltanto convinta, magari a causa di qualche patologia particolare che aveva. Ci sono dei casi di questo genere. Credo che esistano anche dei libri di racconti di persone che avevano delle psicosi, ma che in realtà erano convinti di vivere delle situazioni particolari anche di livello paranormale, diciamo così.
Comunque, questa invece era la mia storia un pochino ironica, un pochino particolare, che però ho voluto condividere sul canale. Io come sempre vi invito ad iscrivervi se non l'avete ancora fatto, mettete un like al video se vi è piaciuto, io vi mando un bacio enorme.